Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arno e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso rotolo con la nocciolata. Questa delizia di un rotolo è veramente sofficissimo, di una gustosità incredibile e poi noi vi assicuriamo che susciterà allegria ogni volta che lo preparerete in casa vostra e finirà prima che ve ne accorgerete. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 g di farina 00 biologica, 60 g di zucchero a velo, 5 uova biologiche, la scorza di un limone ovviamente biologico, 10 g di lievito per dolci, un cucchiaio di cacao, 50 ml di olio di semi di mais. Per prima cosa montiamo uova e zucchero finché non diventeranno una bella spuma cremosa. Giunti alla consistenza desiderata, aggiungiamo la scorza del nostro limone, e l'olio a filo, continuando sempre a mescolare per bene. A questo punto aggiungiamo farina e lievito insieme, continuiamo a mescolare. Però adesso utilizziamo una spatolina con movimenti da sopra verso sotto. E mi raccomando, molto piano. Finito di creare il nostro impasto, ora lo trasferiamo su una teglia con carta da forno. Lo togliamo per bene dai bordi. Poi lo livelliamo per bene e lo mettiamo in forno a 180 gradi, forno statico per circa un quarto d'ora, ossia fino alla doratura. Ragazzi, una cosa importante è fare la prova a stecchino, poiché ogni forno cuoce a modo suo. Abbiamo appena sfornato il nostro rotolo dal forno, ora ci mettiamo sopra un altro foglio di carta da forno, poi con un colpo netto lo giriamo, togliamo il foglio di carta da forno che c'era sotto. E a questo punto ci mettiamo il nostro ripieno, prendiamo la nostra nocciolata, che deve essere della consistenza giusta, ragazzi, non deve essere né troppo densa né troppo liquida. Ora la mettiamo tutta per bene e per benino sul nostro impasto. La livelliamo per bene. Ovviamente con una spatola molto delicatamente. Ora non ci rimane altro che cospargere tutta la superficie con le nostre deliziose nocciole tostate. Noi abbiamo aggiunto le nocciole per dare una nota di croccantezza in più al nostro delizioso rotolo. Fatto ciò, iniziamo ad avvolgerlo partendo dal laterale, più stretto che possiamo. Poi ci aiutiamo ovviamente con la carta da forno. Molto piano ragazzi, perché si può rompere. Finito di creare il nostro rotolo, ora non ci rimane altro che metterlo in frigo per un'oretta, così si assesta per bene. Ma guardate com'è venuto bene il nostro rotolo con la nocciolata! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa bomba di un rotolo! È pazzesco. C'è questo impasto leggero e soffice. Poi ci sono queste nocciole del Piemonte a pezzettini che danno un gusto e un profumo pazzeschi. Poi arriva anche questa deliziosa crema di nocciole. Insomma, queste tre cose meschiate insieme fanno un dolce veramente unico.
poiché c'è la sofficità dell'impasto, il gusto e il profumo delle nocciole del Piemonte e la crema di cioccolato, quindi veramente ragazzi, questo è un dolce assolutamente da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!